Sono gli autisti degli scuolabus, gli assistenti alla persona, i supporti agli uffici comunali, gli addetti alle pulizie. In un acronimo LSU, lavoratori socialmente utili. In provincia di Lecce sono 473 e vengono retribuiti con un sussidio erogato dall'INPS, con un importo base di 570 euro al mese. Ai comuni però è di recente arrivata una nota della provincia in cui è scritto di sospendere immediatamente ogni attività degli LSU per la mancata firma del decreto autorizzatorio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eppure, secondo i sindacati, la copertura finanziaria c'è fino al 31 dicembre 2014 e il ritardo della firma sarebbe dovuto solo ad un chiarimento chiesto dalla Corte dei Conti su una norma della legge di stabilità. Gli LSU vorrebbero essere stabilizzati e invece adesso si ritrovano addirittura a combattere per poter continuare a percepire il sussidio minimo. E, non ultimo punto, chi svolgerà le loro preziose mansioni? CGIL, CISL e UIL hanno dato appuntamento ai lavoratori ai piedi della prefettura di Lecce per un presidio ed hanno chiesto di incontrare il prefetto. Di noi come prima cosa chiediamo a Sua Eccellenza il prefetto di farsi garante della tenuta del reddito per queste persone. Poi chiaramente rilanciamo, perché ci sono delle questioni particolari che attengono anche ad delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti rispetto all'utilizzo delle risorse che ci sono. Fino al 31 dicembre 2014 ci sono le risorse per la prosecuzione delle attività, poi nel 2015 vedremo, perché è una partita un pochettino più generale. Dobbiamo superare sia la nota dell'amministrazione provinciale che ha consigliato con una nota, con un fax alle amministrazioni di sospendere i progetti, e quindi molte amministrazioni stanno pagando anche già da oggi questo problema di non poter rendere i servizi. E quindi noi punteremo senz'altro a superare questo momento di difficoltà di quest'anno, di questa settimana, perché sappiamo che le risorse ci sono, perché sono state previste nel patto di stabilità. Questi sono una categoria che non hanno i contributi per i fini pensionistici, non hanno aumenti contrattuali, non sono rientrati nelle 80 euro che Renzi demanda, dice che vanno, perché fanno parte nemmeno degli incapienti, perché le categorie che non hanno preso questi 80 euro sono i pensionati e gli incapienti, e loro fanno parte della categoria degli incapienti, quelli sotto gli 8.000 euro.